Successo di partecipazione ieri alla prima edizione del BC Day a Sant'Arsenio, organizzato da Meridiana Pro Cycling Team, la società che vanta l'unico direttore sportivo donna d'Italia. Un'intera giornata dedicata al ciclismo sia amatoriale che professionistico. Il pomeriggio è cominciato con una passeggiata ecologica per le strade di Sant'Arsenio, per poi proseguire con le gare vere e proprie che hanno coinvolto diverse categorie, dagli allievi fino ai professionisti. Questi ultimi hanno fatto vivere ai tanti appassionati di ciclismo presenti momenti di grande entusiasmo e spettacolo sportivo. A tagliare il traguardo tra i professionisti, Emanuel Kiserlowski del team Meridiana, già campione croato su strada. Dietro di lui Michele Viola del team Altopac Titano. Buona anche la prestazione dello svizzero Enea Cambianica del team Meridiana. Non me lo credevo che tanta gente ci avrebbe seguito, sia come atleti che come spettatori. Spero che il prossimo anno sarà ancora migliore, io ce la metto, farò in modo che la seconda edizione, Meridiana Day, vi confermo già che sarà nel comune, nella bella città di Sant'Arsenio. Grazie. Sì, è un percorso scattante, diciamo, da velocisti, però sì, è impegnativo chiaramente per le curve, le parecchie curve e i rilanci che bisogna fare. Però un bel percorso, diciamo, per velocità e a scatti sprint. Il tuo compagno di squadra si è affermato, è arrivato primo, insomma la Meridiana si è fatta conoscere meglio qui nel territorio. Sì, no, lui è forte, è campione croato, quindi no, ha dimostrato di essere il più forte. Allora, tu sei il vincitore della gara dei professionisti, prima di tutto un commento sul percorso che hai affrontato qui a Sant'Arsenio. Il percorso è bello e tutto è bene, ok. Ma Cina è gara molto buona e dura e io 11° posto generale, io soddisfatto e tutto. Quando hai cominciato a correre tu in bici? Non so, 15 anni fa. Ora quindi quanti anni hai? 30, 31. È uno sport che tu consigli ai più piccoli? Sì. Perché? Ma io piace il ciclismo e... Ed è bello? È bello, eh. No, è un bel percorso, anche alla fine l'organizzazione, una bellissima organizzazione, poi alla fine per quanto riguarda la gara c'è stata la Meridiana che alla fine ha tenuto sempre sotto controllo tutto, quindi sapevo di essere prima o poi riagguantato, infatti poi dopo nel finale mi ha riagguantato e alla fine ha vinto il più forte.